prima di entrare nel tappeto, nella materassina, quegli istanti, quei secondi prima, è una cosa indescrivibile perché provi tutti i brividi di questa terra. È un mix tra ansia, agitazione, emozione, voglia di entrare, voglia di vincere, ti passa di tutto per quella testa in quel momento lì. A me la musica mi aiuta tantissimo, ma se devo essere sincero è quando ho talmente tanta pressione che vorrei ignorare tutto quello che sento accanto di me, perché magari senti, vabbè lui deve vincere, vabbè lui vincerà, e comunque ti parlano sempre intorno e questo è un po', diciamo, fastidioso per la concentrazione, quindi musica e via. Quando sono nella warm up e mentre vado anche nel corridoio per poi salire sul tappeto, io voglio sempre guardare un mio punto fisso, guardo solamente davanti o guardo in basso, guardo me stessa e penso dentro di me quello che voglio fare. La gestione emotiva durante una competizione è fondamentale, il sangue freddo. Pensare veloce, ragionare veloce, il tempo di reazione è quasi nullo. È uno sport di situazione dove l'imprevedibilità è quotata al 100%, quindi tu devi reagire a una azione imprevedibile, cioè solo questo sta ad indicare quanta prontezza e reattività ci voglia. Se c'è soltanto una sola regola, puoi essere bravo, puoi essere tecnicamente, puoi essere il migliore, ma se non hai la testa forte, 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 è inutile fare questo sport a alto livello. Noi siamo il frutto del nostro lavoro, dunque si costruisce solo lavorando e credendoci tanto. Non c'è una via più semplice, le vie più semplici non esistono.